Allora, nel 1911, grazie a Rutherford e all'esperimento che lui ha realizzato, ci fu un superamento del modello atomico di Thomson, cosiddetto modello a panettone, secondo il quale gli atomi erano costituiti da cariche negative puntiformi e da cariche positive diffuse. Rutherford realizzò il famoso esperimento della foglia d'oro, cosiddetto. Vediamo come era realizzato, gli elementi essenziali quali erano. Allora abbiamo una sottile fogliolina d'oro attraverso la quale venivano inviate delle particelle alfa provenienti da una sorgente radioattiva di radio. Allora, se il modello di Thomson è corretto, poi che cosa abbiamo? Qui uno schermo fluorescente da cui visualizziamo cosa fuoriusciva, diciamo. E allora, se l'esperimento di Thomson è corretto, cosa avrei dovuto osservare? Che le particelle di alfa, che sono nuclei di elio, quindi due protoni e due neutroni essenzialmente, sarebbero stati deviati debolmente da questi atomi di oro, essenzialmente. E questo, diciamo, era vero. La maggior parte degli atomi, delle particelle alfa, scusate, venivano deviate poco, ma alcune, circa uno su mille, venivano deviate fortemente. Qualcuno addirittura, diciamo, vinculava quasi di 180 gradi. Qui ce ne abbiamo, in questo grafico ce ne abbiamo tre. Allora, quello che propose Rutherford quindi fu il cosiddetto modello planetario, e cioè cosa? Nucleo. Nel quale sono localizzate le cariche positive e gli elettroni attorno. Quello è il modello più semplice da analizzare, naturalmente, sia per il modello di Rutherford che successive evoluzioni, è quello dell'atomo di H. L'atomo di H in cui c'è un protone, quindi c'è una carica più E al centro e c'è un elettrone che ruota secondo il modello di Rutherford attorno, quindi in perfetta analogia con appunto il modello planetario, che è poi spesso l'immagine che ci raffiguriamo, quindi qua c'è un meno E. Allora, vediamo di fare un'analisi della situazione. Applichiamo il secondo principio: questo elettrone qua farà un moto circolare uniforme. Applichiamo il secondo principio, abbiamo F uguale a m per A, dove F è la forza di Coulomb, quindi è 1 su 4 pi epsilon 0 q per q, cioè E quadro su R quadro, uguale all'accelerazione centripeta, cioè m, cioè l'accelerazione è v uguale su r, quindi m per a m è v uguale su r, quindi uguale a m, la massa dell'elettrone, v quadro su r. Vediamo l'energia dell'elettrone, che l'energia è e sarà energia cinetica più energia potenziale. L'energia cinetica naturalmente è un mezzo m v quadro. Quindi è uguale. Più U, cioè l'energia, la formula generica è 1 su 4, due carichi puntiformi, 1 quarto pi epsilon 0, Q1, Q2, con loro segno fratto R. E quindi viene, le cariche sono discordi, meno 1 su 4 pi epsilon 0 e quadro su R. Vediamo di esprimerlo solamente in funzione di R. Abbiamo che cosa? Questo qui che ci dà che se dividiamo entrambi i membri per R, il secondo principio ci dà che mv quadro è 1 su 4pi epsilon 0 e quadro su R, cioè in valore assoluto più volte energia cinetica è uguale all'energia potenziale. E quindi che cosa abbiamo?
otteniamo che E, sostituendo un mezzo mv quadro a questa quantità qui, diviso 2, quindi viene che cosa? Un mezzo quantità che ho cerchiato, meno questa sempre stessa quantità, chiamiamola A. Quindi un mezzo A meno A è meno un mezzo A, cioè è meno un mezzo 1 su 4 pi epsilon 0 e quadro su R. Possiamo anche scrivere meno un ottavo, ma la sostanza non cambia. Cosa abbiamo? Che abbiamo un E di R, che dipende solo da R. È una costante, y0 è una costante, quindi cosa abbiamo? E, secondo questo modello, può variare con continuità, è una funzione continua. E naturalmente questo perché R può variare con continuità, non abbiamo nessuna limitazione alla variazione di R. Ora, se è vero che E può variare con continuità, vediamo cosa dovrebbe accadere quando il nostro idrogeno, ovviamente vale anche per qualunque altro atomo, ma ci occupiamo dell'idrogeno solamente perché è facile da studiare. Allora, quando un atomo di idrogeno interagisce, allora, supponiamo che venga, vediamo due fasi distinte, supponiamo che venga eccitato. L'elettrone quindi acquista energia e poi la rilascia sotto forma di onda elettromagnetica, quindi viene messo un fotone. Secondo quanto abbiamo appena detto, non ci sono limitazioni alcune all'energia che l'elettrone può scambiare, quindi ci dovremmo aspettare uno spettro di emissione continuo. Allo stesso modo, se inviamo onde elettromagnetiche di frequenza diversa, queste dovrebbero essere tutte quante assorbite con la stessa misura, diciamo, tutte potrebbero essere assorbite. Tuttavia, i risultati sperimentali sono totalmente in difformità con quello che abbiamo appena detto. Vediamo, cioè, uno spettro di emissione di assorbimento dell'atomo di idrogeno. Allora, questo è lo spettro di emissione, vediamo che cosa si può vedere, che l'idrogeno emette, questo in alto è lo spettro di emissione, emette solo ben specifiche frequenze, qui è tabulato in funzione della lunghezza d'onda, ma il concetto è lo stesso, e nella striscia in basso abbiamo invece lo spettro di assorbimento che è sostanzialmente il complementare di quello sopra, cioè cosa vuol dire? Se noi inviamo un'onda elettromagnetica contenente tutto, luce bianca essenzialmente, contenente quindi tutte le frequenze, l'idrogeno non assorbe tutte le frequenze, ma solamente queste qua, qui 400 nanometri, eccetera, i buchi, diciamo, le frequenze per cui assorbe sono le stesse per cui emette. Nel 1913 Niels Bohr propose un superamento di questo modello. Vabbè, il punto di partenza, diciamo, è lo stesso, cioè dal punto di vista proprio pratico. Che cosa abbiamo? Il secondo principio, quindi è un modello semiclassico. Secondo principio, quindi mv quadro, scriviamo su R uguale a 1 su 4 epsilon pi greco epsilon 0 e quadro su R quadro, e quindi si semplifica. E poi cosa abbiamo? L'energia come prima è un mezzo mv quadro meno 1 su 4 pi epsilon 0 e quadro su R. La svolta, diciamo, ce l'abbiamo in questa posizione, in questo postulato qui, la quantizzazione. L'originalità del modello, diciamo, ce l'abbiamo qui, la quantizzazione del momento angolare.
Quel momento angolare, come è definito, è l'R vettore P, dove P è la quantità di moto, e nel caso del moto circolare uniforme, che cosa abbiamo? Che L è R per MV, quindi è senza vettore. Il modulo è MVR. Allora, posto che, ricordato che il momento angolare è MVR, Bohr pone che dice che L è un multiplo intero della costante di Planck divisa per 2π greco, dove appunto la costante di Planck è 6,6 circa per 10 alla meno 34 joule per secondo, che appunto è l'unità di misura di un momento angolare, e dato che è una quantità che ricorre spesso, diciamo, nell'ambito della meccanica quantistica, e h su 2π greco, che ovviamente è il numero che ho scritto sopra diviso per 2π greco, circa 1, 10 alla meno 34, c'è un simbolo suo, è h tagliato. Quindi Bohr pone L uguale a N per H tagliato. Con N uguale a 1, 2, eccetera, un numero naturale 0 escluso. Allora, quindi che cosa abbiamo? Che MVR uguale a NH tagliato. Quindi MV uguale a, quindi vediamo di esprimere in sostanza le quantità che abbiamo visto prima in funzione di H, di N di H. MV è N H tagliato su R. E quindi cosa abbiamo? Che MV al quadrato naturalmente sarà N quadro H tagliato quadro su R quadro. E quindi M quadro V quadro è questo, no? N quadro, la stessa cosa. È N quadro, riscrivo, H tagliato quadro fratto R quadro. Ma, quindi MV quadro, quello che comparirà poi l'energia cinetica, ad esempio, è questo qui diviso dal secondo membro diviso M. Quindi è N quadro, H tagliato quadro fratto R quadro. MR quadro. Ma abbiamo detto che cosa? MV quadro è MV quadro, ma MV quadro è 1 su 4P epsilon 0 e quadro su R. L'applicazione del secondo principio. MV quadro, questo si semplifica qui, no? Quindi che cosa possiamo fare? Eguagliamo. Abbiamo che cosa? Che 1 su 4P epsilon 0 e quadro su R è uguale a N quadro H tagliato quadro fratto MR quadro. E quindi che possiamo fare? Un R lo possiamo togliere e questo R qui lo portiamo al primo membro, quindi viene R uguale a N quadro, lo mettiamo in evidenza, poi per tutto il resto lo mettiamo di fianco, quindi abbiamo H tagliato quadro, poi c'è un 4P epsilon 0, poi c'è un M quadro al denominatore. Ok, allora quindi cosa abbiamo? Che viene R viene N quadro per questa cosa qui che è costante. E
quindi è n quadro, possiamo scrivere per a con 0 di solito indicato, e quindi r non può assumere valori qualsiasi, ma è n quadro per dove a con 0, andando a sostituire, viene 0,53. Non è una scientifica standard, però si trova scritto così: 0,53 per 10 alla meno 10 metri. Questo 10 alla meno 10 è un'unità di misura ricorrente, perché ricorrente, diciamo, le distanze atomiche, diciamo, l'ordine di grandezza è proprio 10 alla meno 10. Quindi è stata utilizzata, è stata introdotta un'unità di misura ad hoc, che non è del sistema internazionale, però molto utilizzata. Questa quantità qui si chiama angstrom. Di conseguenza, che possiamo dire? Che abbiamo detto che cosa? E cos'era? Era meno un mezzo, no? Per 1 su 4 pi epsilon 0 e quadro, abbiamo detto, su r. E quindi sostituiamo, viene che cosa? Uguale a meno un mezzo per 1 su 4 pi epsilon 0 e quadro per 1 su r. Quindi per m e quadro fratto 4 epsilon 0, qui sembra h tagliato, h tagliato quadro per 1 su n quadro. Qui non si semplifica niente, quindi viene cosa? Meno 1 su n quadro per m e 4 fratto 16 pi quadro epsilon 0 quadro h tagliato quadro. E scrivendo h tagliato come h su 2 pi greco si sembra qualcosa, ma non è indispensabile. E che cosa abbiamo? Questa quantità qui è espressa tutta in funzione di costanti fondamentali, e quindi che cosa abbiamo? Chiamiamole 0. E quindi che cosa abbiamo? Che e con n, quindi, che non dipende con continuità da qualcosa, ma è una quantità discreta, può variare non su tutto r, r meno, r più, cosa uguale a meno e 0 su n quadro, dove 0 che cos'è? Sostituendo viene 0. Viene 13,6 elettron volte, che è il livello fondamentale dell'atomo, dell'elettrone, dell'atomo di idrogeno non eccitato. Quindi cosa avremo? Che se il livello del vuoto è 0, 0, poi abbiamo lo stato fondamentale che è E0, e 1 sarebbe, e 1 è meno 13,6 elettronvolte, e 2 sarà cosa? Que è 0 diviso 2 al quadrato, farà quello che fa, no? Diviso 4. Quindi questo è 0, questo è quindi meno 13,6. Poi c'è però questo qui che è 2 sarà meno 13,6 elettron volte diviso 4, e 3 sarà meno 13,6 elettron volte diviso 9, eccetera. Sono sempre più ravvicinati. E un elettrone che cosa può fare? Può solamente saltare dal punto di vista energetico da uno di questi livelli a quest'altro. Tutto questo qui, questo intervallo qui è proibito. Quindi quando salta dallo stato fondamentale al primo stato eccitato, ci sarà un delta E, no? Che è 0 per 1 meno un quarto.
in un verso o nell'altro. E quindi viene emesso o assorbito un fotone che è delta E, utilizzando la relazione di Planck, che è HNi, e quindi Ni uguale a delta E diviso H, e quindi questo modello è in grado di spiegare lo spettro di assorbimento discreto e di emissione, anche quello che avevamo detto inizialmente, che aveva messo in crisi il modello di Rutherford, il modello di Sommerfeld del 1913, poi migliorato di Bohr del 1913, poi migliorato da Sommerfeld 1916. Si parla infatti di modello di Bohr-Sommerfeld. Quindi che cosa prevede? Appunto che riscriviamo la sintesi, che Rn è n quadro per A con 0, dove A con 0 è P epsilon 0 H tagliato fatto m ed è uguale a 0,53 extra, cioè 10 a meno di e n è meno e 0 su n quadro, dove e 0 è m e 4 fratto, senza che usare h tagliato siamo h, scompare qualche termine, viene 8 h quadro epsilon 0 quadro e vale a 13,6 elettronvolte. Parte oltre all'espressione c'è diciamo, il concetto nuovo che le orbite non possono essere qualsiasi, a livelli energetici neanche.